Liberi.tv, siamo sempre a Salerno al convegno Stato e criminalità organizzato dall'Associazione Società Libera. Siamo in compagnia del professor Alberto Vannucci dell'Università di Pisa, direttore del Master APC. Prima domanda, ci spiega cos'è il Master APC? Iniziali APC, analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, quindi delle mafie e della corruzione. È il primo Master su questi temi che viene organizzato in Italia, è un Master di primo e di secondo livello, è organizzato dall'Università di Pisa, nel mio dipartimento, io lo dirigo, insieme con Libera e Avviso Pubblico. E siamo al terzo anno, stiamo raccogliendo in questi giorni gli ultimi 10 giorni per le iscrizioni del terzo anno di corso. Abbiamo già avuto una cinquantina di studenti entusiasti che, diciamo, con provenienze diverse, neolaureati, amministratori pubblici, giornalisti, anche un magistrato peruviano è venuto a frequentare il nostro master. Quindi una provenienza eterogenea che però, diciamo, aveva come radice comune un interesse per questi temi che era anche una passione, quindi una passione civile. Io nel suo intervento ho notato che lei si è soffermato molto proprio sulle stime quantitative del costo della corruzione in Italia. Cosa può dirci sinteticamente? Ma c'è questa cifra feticcio che secondo me è utile, però con una valenza veramente pedagogica, i 60 miliardi di euro annui di cui parla una relazione del procuratore generale della Corte dei Conti, che vengono continuamente richiamati. In realtà io cerco di far passare un messaggio un po' diverso, che questa cifra può essere utile per dare un'idea, per così dire, dell'ordine di grandezza di quanto la corruzione costa alle tasche dei cittadini, costa in termini di opere pubbliche inutili o mal realizzate, ma in realtà i costi più insidiosi e più pericolosi della corruzione non hanno una diretta dimensione economica, sono impossibili da quantificare, e questi costi, come accennavo anche oggi in relazione, investono diverse dimensioni: una dimensione, per così dire, politica, un processo di distorsione nei processi di selezione della classe politica che produce una sorta di meritocrazia alla rovescia, una selezione dei peggiori, si potrebbe dire, cioè i politici corrotti che hanno risorse addizionali da investire nella campagna politica e nella creazione di reti di consenso, e che per questo, creano questo circolo vizioso per cui più denaro permette di avere più potere e di avere accesso a ancora più denaro. E l'altro elemento, cioè, potrebbero essere diversi da segnalare, che comunque su cui mi sono soffermato anche oggi, la questione, molto preoccupante, del fatto che la corruzione crea degli incentivi perversi anche all'interno del mercato, cioè gli imprenditori italiani non investono in ricerca e in innovazione perché conviene di più avere buoni rapporti col potere politico. Le faccio un'ultima domanda, molto aperta, una sua impressione sui lavori di questa mattinata, sono stati lunghi, molto intensi? Assolutamente molto positiva, e ho imparato molto oggi, anche io credo che le occasioni più ricche, più interessanti siano quelle in cui si confrontano voci diverse. Ecco, oggi abbiamo sentito la voce di magistrati, di esperti, di giornalisti, quindi diciamo in questa pluralità di voci, in questo dialogo tra opinioni e prospettive diverse, secondo me è la chiave giusta per affrontare questi problemi, che per loro natura sono molto complessi e richiedono quindi anche chiavi di lettura diverse. Benissimo, grazie al professor Alberto Vannucci, alla prossima occasione. Alla prossima, arrivederci.